Oggi vi faccio assaggiare Opereo Mousse. Venite! Opereo Mousse sono piedi di vitello, poi c'è sto mousse che è il mousse di vitello, e poi c'è la trippa, la pareare. Mi chiamo Vincenzo Daniele, detto Russo, perché quando ero piccolino ero rosso. Questo mestiere lo faccio da 60 anni, tramandato da mio padre, ha iniziato lui, dal 1945, poi mi è stato tramandato a me e io spero di tramandarlo alle mie figlie. È la mia passione, quella che mi ha dato tante soddisfazioni, sì che mi piace, lo faccio con amore, con il cuore. Adesso vi faccio vedere Opereo Mousse, trip, ciandovera, tutto misto. Stiamo preparando un bel piatto di sale e limone, come di tradizione. Un po' di ciandopelle, questa è la ciandopelle, questo è il muso di vitello, buonissimo. Questo è il piede di vitello, un po' di mammella, questo qua è il muso dissossato con il peperoncino. Questo pezzo si chiama galle trippa, è un piatto che si può mangiare anche in due. Si mette un po' di sale, come dice un amico mio, a cascata, limone. Ecco a voi il piatto di trippe mista con musso, piedi di vitello, callo di trippa, ciandopelle, mammella, musso con il peperoncino. Questo è il mio Opereo Mousse, il piatto tradizionale, misto, sale e limone. Guardate che spettacolo, che bellezza. Ecco, questo è uno spettacolo. Certo. Dopo la guerra, papà vendeva con il carrettino e quando si faceva tardi la sera, io dormivo là perché ero piccolino, sai, papà mi portava con sé, con lui per farmi imparare i mestieri, per farmi vedere. E già a 12-13 anni ho iniziato a vendere la trippa da solo. Opereo Mousse era una cosa molto antica, prima si cucinava, era un cibo povero, i ricchi per loro questo era uno scarto. Invece adesso si è rilevato che è molto importante, è nutriente, fa bene, è dietetico. Anticamente, dato che non c'erano tanta comodità come ce l'abbiamo adesso, per mettere il sale sulla trippa, con le mani si bagnava, il sale rimaneva, diciamo, attaccato alle dita. Si metteva nel corno, poi si metteva un tappo sopra e si metteva così il sale, quindi guarda, sulla trippa. Opereo Mousse, prima si usava metterlo nella carta oleata, adesso con i nuovi metodi, con le nuove leggi, si può mettere anche nelle vaschette. E in base alla misura delle vaschette mettiamo il quantitativo dentro. La nuova generazione, a me mi ha stupito. Qua vengono coppie, fidanzati che vengono a mangiarsi la trippa con limone, la zuppa e se la mangiano e sono contenti. E sono clienti abituati, ci sono molti clienti, visto che noi qua la facciamo in tanti modi, però vengono e non ci piacciono la trippa. Io ho insistito un po' a fargliela assaggiare perché loro pensavano, sai, che la trippa rimaneva il palato un po' brutto. Assaggiandolo si sono ricreduti, mi dicevano, ma quella mia mamma me la faceva, ma a me non mi piaceva. Invece qua da me l'hanno assaggiata e ci è piaciuta molto. Faccio un appello a chi non l'ha mai mangiata, la trippa fa bene, è nutriente, è ricca di ferro, addirittura cura la depressione. Assaggiatela che è buonissima.